Imperfezione perfetta, Prometeo e il fuoco, è il titolo della performance teatrale che su iniziativa delle cooperative Namastè e Insieme, col patrocinio del Comune di Caltagirone, dell'ASP 3 di Catania e del Centro Servizio Inclusione Sociolavorativa di Caltagirone, si tratta di un progetto teatrale che abbraccia la diversità e che coinvolge una quindicina di giovani delle due cooperative. I fondi raccolti durante la serata saranno devoluti interamente a sostegno del teatro per i diversamente abili. Quanto è stato difficile? Non mi va di parlare tanto di difficoltà, quanto le mie aspettative sono state tutte soddisfatte, perché loro sono stati bravissimi, dei veri professionisti. Hanno fatto tutto con la massima disponibilità, con la voglia di fare, senza perdere neanche un appuntamento al laboratorio teatrale, e poi hanno amato questo copione da subito, credendo ad ogni parola di questo testo, credendoci veramente fino in fondo e facendola propria, interpretandola. E chiedere questo a loro all'inizio mi è sembrato un po' duro come percorso, invece mi hanno stupito, perché sono stati veramente bravissimi. Prima tappa di un percorso più lungo. Prima tappa di un percorso che io mi auguro non finisca mai. Come Prometeo ha rubato il fuoco agli dèi, e il fuoco rappresenta la cultura, per loro il teatro rappresenta la vita, perché hanno vissuto per 8 mesi pensando sempre a questi appuntamenti di teatro. Quindi il teatro ha fatto il suo, ha avuto la sua magia, e il teatro deve continuare per i disabili, non può assolutamente fermarsi, perché hanno bisogno di avere uguali diritti in tutto, solo questa è veramente la democrazia, partire da situazioni diverse per raggiungere traguardi uguali, uguali a tutti, la vera uguaglianza, quella sostanziale. Mi è piaciuta una frase: ti sei identificato pienamente nel messaggio di Mauro. Io faccio teatro perché mi piace essere voluto bene. Sì, ha detto con una semplicità disarmante qualcosa di molto vero che riguarda tutti. Alla fine il motore di ogni, almeno mia azione, ma immagino di tutti, è sempre quello, il desiderio di essere amati. E Mauro l'ha detto in quel video e mi ha emozionato e mi sono riconosciuto in lui. Quindi questo spettacolo mi ha regalato questa nuova consapevolezza. Quanto il teatro può essere utile alla diversabilità? No, tantissimo. Il teatro è una forma d'arte che si sviluppa sull'empatia, sul sentire insieme agli altri, al pubblico in questo caso, e quindi l'empatia è quasi come un muscolo, va esercitato sia per chi lo fa sia per chi lo riceve, quindi sia per le disabilità ma anche no, è un qualcosa che dovrebbe essere coltivato. E oggi è stato bellissimo, mi ha commosso sia la prova generale stamattina che lo spettacolo. Forse sono un po' troppo, diventavo troppo una mammoletta, però è stato bello. Ti sei commossa? Sì, io devo dire che quando assisto a tutto ciò che è vero e che è autentico mi commuove molto. Stasera ho assistito al teatro, a quello che dovrebbe essere il teatro, quando è come se insomma partisse un filo dal palco alla platea e tu venissi rapito. E io mi sono sentita piacevolmente rapita dalla bellezza di questi ragazzi. Il teatro senza filtri. Sì, diciamo che la magia dovrebbe essere quella, riuscire a far arrivare ogni emozione fino all'ultimo posto, e gli attori anche più preparati, con grande esperienza, fanno sempre grande fatica, invece stasera a loro è venuto spontaneo e questo è quello che colpisce più di tutto. Una giornata tutta calatina, di mattina con i migranti, di sera appunto con i diversamente abili. Sono molto, stasera andrò a dormire con un bagaglio carico di emozioni che mi ha regalato Caltagirone, e stasera pensavo proprio questo, che la diversità secondo me è una grande ricchezza, e io oggi ho avuto modo di ritrovarmela piacevolmente davanti con i ragazzi, con i rifugiati che mi hanno regalato le loro storie, i loro racconti e mi hanno arricchito, e stasera con questo spettacolo, con questi ragazzi diversamente abili, e stasera appunto si diceva che la perfezione è perfetta, perché poi hanno
hanno una magia tutta loro di vivere la vita e di farti arrivare delle emozioni uniche. Quindi io non posso che ringraziare stasera Costanza e tutti coloro che mi hanno invitato qui, perché tornerò a Roma con un pensiero legato a Caltagirone ancora più bello di quello che ho sempre avuto. Com'è stato questo copione, Mauro? Questo copione è stato bellissimo. Le parole, soprattutto le parole, mi sono piaciute. Le abbiamo recitate bene, le parole. Non so che dire. Sei soddisfatto? Sono emozionato, più che soddisfatto, emozionato. Per te il teatro è cosa? Per me il teatro è tutto. Anche se non l'ho fatto mai con una femmina, come Costanza Grifeo. Non... è la prima volta, mi sono emozionato veramente a salire sul palco, veramente. Per me salire sul palco è tutto, un'emozione fortissima. Il teatro che abbraccia la diversabilità. Stasera è stata una bellissima serata. Il teatro è guarigione, il teatro è integrazione, quindi da oggi in poi noi spero con Francesco Lirosi di continuare questo percorso affinché i ragazzi riescano ad avere più opportunità, più integrazione, più socializzazione e anche paradossalmente ad avere meno terapie, terapie solo teatrali, grazie. Uno spettacolo che fa parte di un percorso, quindi non è sicuramente un punto d'arrivo, ma cosa? È un punto, intanto abbiamo ottenuto e abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissi quando abbiamo iniziato questa attività 7 mesi fa. Oggi siamo andati in scena trasmettendo un messaggio al pubblico, alla città, a tutti i presenti, che la diversabilità c'è, ma non è un problema di alcuni, è un problema che può coinvolgere ogni cittadino. La cosa importante è che venga abbattuto lo stigma attorno a questo problema e che la gente, magari chi non conosce, è stata invitata e abbiamo fatto questo spettacolo per trasmettere questo messaggio di uguaglianza tra i cittadini al di là delle proprie difficoltà. Stasera ci siamo riusciti, abbiamo avuto un grande pubblico. Abbiamo avuto la presenza di due grandi concittadini che nel mondo dello spettacolo hanno fatto un gran successo e sono Nicole Grimauto e Piero Messina, per testimoniare, hanno testimoniato che loro sono calatini di Caltagirone e vogliono stare anche accanto a sostenerci anche moralmente rispetto al nostro percorso lavorativo, che ogni giorno ci vede affrontare sia il problema dello stigma ma affrontare, come dire, questioni che fanno parte del comune vivere.